quello che vi faccio vedere va bene per qualsiasi tipo di camera, quindi ve lo faccio vedere con la Blackmagic, ma se dovessi usare la GH5 piuttosto che la GH6, piuttosto che la Red, piuttosto che qualsiasi cosa, il setup rimane praticamente identico, non cambia nulla. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, bentornati qui su YouTube. Oggi torniamo a parlare di spallaccio, perché è una cosa che mi è stata chiesta più volte, siccome in tutti questi anni, soprattutto negli ultimi mesi, ho cambiato tante volte il mio setup dal punto di vista dello spallaccio. Oggi vi faccio vedere qual è il setup a cui sono arrivata, che oserei quasi dire che veramente ormai è il mio setup definitivo, perché ho cambiato diverse cose e ho trovato tutti quegli accessorietti cazzatine che mi permettono di essere veloce ma anche abbastanza comoda e soprattutto anche leggera. Qui davanti a me ho tutti i pezzettini che vanno a comporre il mio setup e quindi non vado a dilungarmi, ma parto direttamente a farvi vedere ogni singola cosa. Premessa: tutto quello che vi faccio vedere ve lo lascio linkato in descrizione, che sia Amazon che siano altri store, in modo che praticamente potete semplicemente ricreare il mio stesso setup. E altra cosa importantissima: quello che vi faccio vedere va bene per qualsiasi tipo di camera, quindi io ovviamente, sapete, ho la Blackmagic, ve lo faccio vedere con la Blackmagic, ma se dovessi usare la GH5 piuttosto che la GH6, piuttosto che la Red, piuttosto che qualsiasi cosa, il setup rimane praticamente identico, non cambia nulla. Di base quello che mi sono creata sono due setup differenti che, in base a come devo lavorare, decido di unire o averne soltanto uno. Che cosa voglio dire? Voglio dire che se so che devo lavorare soltanto con lo spallaccio, faccio direttamente il setup da spallaccio. Se so che devo invece andare a lavorare a spalla, a mano, piuttosto che sul treppiede, allora vado prima a crearmi la configurazione classica da mano libera e poi tutto quel setup da mano libera lo vado a montare su una sezione del mio spallaccio. Partiamo dall'opzione in cui vado a lavorare soltanto con lo spallaccio. E la prima cosa che vi faccio vedere è la nuova piastra, il nuovo plate, il nuovo punto centrale di tutto quanto il mio setup, che sia mano libera barra treppiede barra spallaccio, che è questo nuovo plate della Tilta, pensato apposta per qualsiasi tipo di camera che abbia lo sgancio solito da Ronin, che adesso si trova anche sotto tutti quanti i vari cage. Qui sotto ovviamente ci ho montato una piastra Manfrotto, perché è sempre utile avere l'aggancio, perché questo lo utilizzo sia sulla mano libera che sullo spallaccio, con già l'ingresso qui per far passare i rod, che ho cambiato anche questi e sono passata direttamente alla configurazione a carbonio. E quindi significa che veramente sono mega leggeri, però comunque sono anche robusti per i tipi di camere che ci vado a montare sopra. Ovvio che se dovessi utilizzare una Harry, magari andrei a lavorare col titanio e non col carbonio. Prendo le canne, quelle da 40 cm, che sono lunghissime, e vado semplicemente a metterle qui dentro. Quindi più o meno così, ok. Qui praticamente ci vado a montare il mio solito supporto per la spalla, questo non è cambiato, lo vado ad inserire dentro, vado poi a stringermi le due vitine per far sì che questa non si muova troppo, perché queste canne da 40 le ho prese direttamente da uno store cinese, perché da nessuna parte le ho trovate così tanto lunghe. Io precedentemente utilizzavo la versione di due rod uniti con un'aggiunzione, ovviamente questi non sono filettati qua dentro e quindi questa cosa non potevo farla più. Alla fine dello spallaccio vado a montarci la mia piastra classica V-Lock, perché ovviamente lavoro ormai sempre e solo con la V-Lock, e tutta questa roba, adesso mi manca la parte della maniglia. Quello che faccio è prendere questo piccolo accessorietto e vado a mettere un rod qui centrale, che è l'unico rod che ho ancora del setup vecchio, non è in carbonio, però vabbè, mi va bene comunque in questo caso. Qui ci devo andare a montare le due maniglie che però ne uso tre. Adesso vi faccio vedere perché. Queste che sono le mie maniglie classiche non sono più disponibili, purtroppo, però vi lascio delle alternative in descrizione. Queste praticamente sono le due maniglie laterali e ne metto una a destra, ovviamente, e una a sinistra. Eccola qua. E poi l'ultima cosa che faccio, questa la metto un po' più dentro, perché poi da questa parte mi vado a montare il supporto per il monitor. Supporto per il monitor che me lo sono accroccato. Non ho usato una cosa che di solito si trovava, ho tolto quello che di solito utilizzavo e praticamente sono due pezzi.
Questa che è la testa, una testa simile a quella che ho praticamente sulla top handle, di base ha lo stesso funzionamento, non devo far avvitare il monitor, prendere e girarlo, ma basta che ruoto questa vitina qua sotto e in automatico il monitor si avvita. Cosa comoda, perché quando devo passare eventualmente da un setup a mano libera a un setup a spalla, stacca il monitor e attacca il monitor, è sempre un po' un casino, perché quando lavoro a mano libera il monitor ce l'ho praticamente sopra la camera. Okay. E quindi passare da avere un monitor qui ad averlo qui sullo spallaccio ci metto un po' di tempo, in questo modo invece non ci metto niente, ci metto veramente pochissimo. Quindi questo è il supporto che mi sono creata per montare il monitor. Di base sono due pezzi, questa piccola testa small rig e quest'altro accessorio che non so per cosa potesse essere utile, ma tra tutti i giri che mi sono fatta online sembrava l'opzione migliore per poter fare quello che dovevo fare, e quindi questo me lo vado a posizionare qui. Tutto questo ovviamente lo vado e lo metto qua dentro, ma prima di metterlo qua dentro, di fare questa cosa, io ho bisogno di fare un'altra cosa, ovvero di mettere qui lateralmente la maniglia che mi permette di controllare il fuoco remoto, perché quando sono con lo spallaccio sarò viziata, sarà che ormai me la voglio godere comoda, la cosa più scomoda è lavorare con la messa a fuoco manuale, perché tu hai questa situazione qua, qui tieni la camera diciamo e devi stare con sta mano ferma sempre qua sopra che ti devi muovere. Ovviamente dopo un po', soprattutto se devi fare delle riprese molto lunghe, che durano abbastanza, assumi delle posizioni mega scomode che ti sfondano la schiena. Avrei potuto mettere la maniglia del Nucleus Nano direttamente qui sulla maniglia, ma sarebbe comunque stata scomoda la presa. Quindi che cosa ho fatto? Ho preso la maniglia della Tilta dedicata proprio al controllo del fuoco, quindi questa va montata sul mio spallaccio tramite una batteria classica NPF, quelle classiche da monitor piccoline. Io vado anche ad alimentare il Nucleus Nano, che se no avrebbe bisogno per forza di un cavo con power bank barra di tap che entra in bullock. Quindi che cosa faccio? Questo lo vado a mettere qui dentro, che poi in realtà se so che lavoro soltanto con lo spallaccio quest'altro accessorio non lo uso, ma attacco direttamente tramite l'attacco la maniglia a questa, perché l'attacco è praticamente lo stesso, questa andrebbe così. C'è anche da dire che però in questo modo riesco a spostarmi la maniglia avanti di quanto in realtà voglio io, e quindi posso avere una situazione che sia abbastanza controllata e anche abbastanza vicina alla posizione dell'altra maniglia. Quindi questo lo prendo e lo monto praticamente qua dentro. Questo è il setup a spalla. Ci lavoro in quest'altro modo perché ovviamente di solito lo metterei appoggiato sulla spalla destra, ma in questo caso utilizzando questa maniglia per controllare il fuoco sto più comoda se tutto quanto questo è spostato sulla spalla sinistra. E quindi poi qui ci vado a mettere la camera direttamente a sgancio. Qui sopra ho il monitor che praticamente mi fa vedere quello che sto riprendendo e da qui mi vado a controllare il fuoco. Fuoco che, come vi ho detto, lo controllo tramite il Nucleus Nano con il suo piccolo rod montato direttamente qui sopra e questo che si aggancia qua. Poi il Nucleus Nano viene collegato direttamente tramite cavetto alla maniglia del fuoco. Quindi questo è il setup da lavoriamo soltanto con lo spallaccio. Però come vi ho detto prima, mi capita anche di lavorare in set dove a volte devo usare lo spallaccio, a volte devo usare la mano libera. E quindi la cosa migliore era riuscire ad avere un setup che fosse modulabile e utilizzabile in pochissimo tempo su entrambe le situazioni. Quindi che cosa mi sono inventata? In realtà non mi sono inventata niente, ho semplicemente preso un altro plate a cui vado a montare tutta la cosa dello spallaccio, quindi adesso ve lo faccio vedere. Vado a smontare di base la piastra della V-Lock, vado a smontare questo supporto a spalla, ok, e vado a smontare anche il mio plate della Tilta. Ok, eccoci qua. Quindi di base al posto del plate della Tilta ci vado a montare questo, che praticamente mi arriva, facciamo tipo circa qua, ok? E qua dietro chiudiamo con questo. Quindi questo è quello che è il setup dello spallaccio. Non è cambiato niente rispetto a prima, manca solo la camera. Ma io ho detto che a volte capita che lavoro con la mano libera, quindi mettiamo quelli da 30 che sono più comodi quando lavoro a mano libera. Qui dietro c'è la solita piastra V-Lock. Chiudiamola.
A questo punto, quando devo passare da mano libera a lavorare a spalla, questo è già montato, non faccio nient'altro che, visto che qui sotto c'era la piastra Manfrotto, andare a far slittare questo qua sopra, andare a chiudere, ed ecco che in pochissimo tempo sono passata da setup mano libera a setup a spalla. In pochissimo tempo. Poi io devo prendere il monitor che è qui e montarlo qui, però di base ci ho messo veramente poco. Il nucleus nano, quando so che devo usare lo spallaccio, vado semplicemente a montarlo. Se poi ho movimenti veloci da fare tra mano libera e spallaccio, questo lo tengo sollevato, quindi non lo vado ad utilizzare durante la mano libera, mentre lo uso soltanto sullo spallaccio. Quindi raga, questo era il mio setup che vi consiglio di crearvi, perché mi ha veramente svoltato la velocità sul set. È veramente una cagata, perché c'è solo una slitta sgancio rapido di differenza. E quindi sono contenta. Fatemi sapere con un bel commento qui sotto che cosa ne pensate di questo setup. Vi ricordo che in descrizione ci sono tutti quanti i link rispetto a quello che vi ho fatto vedere, non soltanto su Amazon, perché alcune cose non esistono su Amazon, le ho prese direttamente dagli store originali o da altre parti tipo AliExpress. Mi raccomando, se volete supportare quello che faccio su questo canale, lasciate un bel mi piace e condividete il video con qualsiasi persona che possa essere interessata a contenuti di questo tipo, ed iscrivetevi anche al canale attivando la campanellina, così da non perdervi neanche un video dei prossimi che caricherò. Vi assicuro che ci sono tante belle cose che stanno per arrivare. Come ultima cosa, se avete trovato utile questo video, sicuramente troverete utile anche uno di questi altri due. Io vi aspetto di là, sempre qui su YouTube con me, Dalilu. Ciao!